Questa violenta tromba d'aria, questo uragano ha creato diversi danni qui anche al palladestra Mario D'Agata, durante tra l'altro il vostro campus, no? Dedicato ai bambini. Sì, scusate, la prima cosa è questa, i bambini sono stati tutti messi in sicurezza, quindi era la cosa che contava di più. Io non c'ero presente, ma insomma posso solo raccontarvi ciò che hanno detto gli istruttori. Insomma, ho sentito questo forte rumore dal tetto, che è andato distrutto tutto il lavoro che avevamo fatto in questi primi mesi per ridare vitalità a questo impianto. Il campo è completamente distrutto, il tetto è sollevato in parte della parte finale, è tutto bucato, quindi con piove, c'è le cascate del Niagara dentro. Tutta la copertura del tetto è praticamente riversa nel campo qui adiacente, quindi siamo a questo punto disperati. Danni ingenti. Io penso che purtroppo, non lo so, vorrei essere pessimista, ma purtroppo credo che, non so, sarà chiusa la struttura, perché non è possibile. Non so se avete ripreso dentro, ma è completamente allagato, non so il perché si reggerà quell'acqua, e quindi poi non mi sento neanche talmente sicuro di poterci fare allenare i miei ragazzi qua. Sono 400 ragazzi che dovranno. Presenti al momento, ecco, quando vi siete accorti di quello che stava accadendo? No, non era facile accorgersene, perché è venuto due gocce d'acqua e poi subito, fortunatamente i ragazzini sono stati sveglissimi, si è detto di entrare dentro, perché dove avete visto che è caduto il tetto qua dietro, eravamo anche lì, quindi, però sono stati super svegli, hanno dato retta, venite dentro, quindi la cosa principale è questa, soltanto non c'era verso di. Niente, entrava vento e acqua da tutte le parti, hanno spalancato tutte le porte, insomma, vabbè. E lì siete usciti subito? Sì, no, siamo venuti subito via, perché siamo venuti prima di tutto qua sotto, sì. Che era più sicuro, perché stare là sotto, insomma, avete visto che è successo. È un evento di proporzioni abbastanza colossali, la città è molto provata, le strutture hanno subito danni ingenti, non solo questa ma anche altre. La prima cosa che abbiamo fatto è quella di mettere in sicurezza le persone, ovviamente c'erano dei bambini qui così come anche in alcune scuole, questo dovrebbe essere ormai la fase, diciamo, di evacuazione completata, adesso invece ci stiamo occupando di persone magari senza tetto che possono essere magari reperite o con delle case che hanno delle problematiche, quindi insomma diciamo che il rapporto con le persone lo abbiamo in qualche modo già portato avanti, adesso invece c'è da fare il punto sui danni e soprattutto da mettere in piedi la macchina di emergenza insieme all'assessore Magi, che è già in prefettura, quindi diciamo che è tutto sotto controllo, data però una situazione di proporzioni davvero epocali, mi verrebbe da dire. Attimi di paura anche in zona Trento Trieste, dove le forti ed intense raffiche di vento hanno divelto un semaforo e sradicato alcuni grossi alberi. Un boato del vento che sarà tirato a 120 all'ora, una cosa pazzesca, gli alberi che si piegavano e poi grande, veramente grossa così. Sì, il boato è stato l'albero che è caduto. E c'erano una mamma con due bambini, la fortuna che si sono salvati. Questo è stato un miracolo secondo me. Estratti dall'interno? No, sono usciti da soli. Però la signora era ferita alle gambe dalle schegge del vetro anteriore. Io sono uscita perché chiaramente avevo visto queste tre persone, ho sentito tutto sto strambustio. Avete avuto paura? Io sì, perché abito in quella villetta da sola, si chiama Avvilino Formaggino, e ho un cedro del Libano che avrà 200 anni e avevo il terrore che mi cadesse sopra la casa.